Allora, oggi 30 giugno siamo a Genova, manifestazione antifascista contro l'apertura della sede di Casa Pound. I compagni di Genova ci raccontano come è nato questo percorso dell'assemblea. Beh, innanzitutto vorrei sottolineare che questo è un corteo che non nasce contro l'apertura della sede di Casa Pound, nasce contro il fascismo nel suo, diciamo, più ampio spettro, quindi dal fascismo di Stato, dal fascismo di sistema, dal fascismo invece delle organizzazioni neofasciste quali Casa Pound o Forza Nuova, che sicuramente negli ultimi 3 anni hanno avuto tante possibilità di fare politica e di scendere in strada e di fare proseliti. L'assemblea antifascista che ha organizzato questo corteo, che l'ha organizzato oggi perché oggi è il ricordo dei morti del 60, nasce dalla consapevolezza che a Genova, così come era organizzato il movimento, diciamo, extraparlamentare genovese, poi non è neanche così vero perché è andata da subito un'assemblea con dentro anche Rifondazione, ad esempio, centri sociali, cani sciolti, gente che viene dal mondo dello stadio. Il tenere unita però questa assemblea per 2 mesi ha permesso che siamo arrivati oggi, anche grazie a, sicuramente al fatto che Bucci della Lega Nord è diventato il nuovo sindaco di Genova, però questa è una piazza che noi non ci pensavamo così partecipata prima, quando abbiamo iniziato a immaginarcela. Quindi lo spirito dell'assemblea antifascista è di andare avanti oltre questo corteo e di fare in modo che si crei veramente una comunità antifascista, anticapitalista, in grado di portare avanti delle lotte. Quindi questo è l'intento, oggi è semplicemente un punto di partenza, come abbiamo detto più volte in piazza. Poi se Casa Pound aprirà la sua sede, sicuramente la città penso che la rigetterà, perché